Ragazzi, bentrovati sul mio canale, io sono Magnus, siamo sempre qui su Assassin's Creed Odyssey, l'eredità della prima lama, terzo episodio. Abbiamo praticamente stanato Amorghe, perché vi ricordo naturalmente che Nima è morta e poco ci interessa, perché da quello che sembra Rex sia più concentrato sul figlio Elpidio scomparso, giustamente visto che la moglie è morta, quindi ci dedichiamo ai vivi. Naturalmente qua se vi invito qua sempre tutti, su un bel commento e un bel mi piace, per cui dobbiamo incontrare... Mai che scegliesse una cosa. Ok, sta qua. Scala di qua. Ma forse è la stessa stanza di prima. Ok. Ah, c'è anche un'altra persona. Vediamo. Dario. Ci rincontriamo, ombra dell'aquila. Bene, sei qui. Ora procediamo con il piano. Appiccheremo degli incendi. Il fumo costringerà gli iloti a fuggire e attirerà le guardie di Amorghe lontano dalla miniera. Colpire il nemico al cuore minimizzando le vittime innocenti. Vedo già il fumo. Un piano saggio. Ordinerò ai miei uomini di appiccare incendi nel resto della zona. Che c'è? Nima è morta proteggendo Elpidio. Un uomo dell'ordine ha voluto incontrarmi. Lui era lì, Dario. Hanno trovato Nima nel relitto. Ha combattuto da sola contro tutti. Io dovevo dire, mi dispiace, non ci possiamo tenere tutto dentro. Perché è anche un po' colpa sua. Questo era di Nima. Non sono riuscito. Non ricordavo nemmeno di averlo. Non c'è più. Lei non c'è più. E non tornerà. Non la dimenticherò mai, Dario. Mi manca. Anche ora. Mi manca così tanto. Avremo tempo per piangerla quando sarà tutto finito. Ora sappiamo che Elpidio è vivo. È ora di salvarlo. Mamma, Dario è proprio tutto d'un pezzo. Manco una lacrima, niente. Sono spaccato. Se Amorghe è qui, Elpidio è con lui. Quando inizieremo non potremo fermarci. Ci affronteranno con tutte le loro forze. È ora di attaccare. Ok. Potremmo rimetterci tutto. Parla per te. Noi non possiamo morire, perché se moriamo finisce il gioco. O almeno credo. Che bruttino sto fuoco. Sembra un po' strano. No, scrivete Loti, no? Ma cosa? È fuoco. Poveri Loti. Andiamo a riprenderci Elpidio. Andiamo. Sì. Per Elpidio! Ok. Dobbiamo uccidere i soldati, eh. Uno sta qua. Allora, spostatevi. Iniziamo dal primo che sta. Sono qui da. Ok. Possibilmente. Allora, è giusto per simpatia, vedete? Fuoco chiama fuoco. Mi dispiace che ti devo dire. Aia, ok. Allora, prima con Bricco l'abbiamo fatta fuori. Ora ce ne restano altri due. Uno sta qua. Non vi lamentate sempre. Ok.
Non si vede niente. Cercate in ogni casa. Ok. Andiamo al secondo. Al 52esimo livello. C'è qualcuno qua? No, dai, non ti preoccupare. Sul serio mi viene incontro? Ah, vabbè, vuoi morire? Ok. Pazienza. Come dico sempre, fuoco. Chiama fuoco. Allora. Ammazza, questo è forte, però. Ok. Ok, vieni qua. No, non mi fregare a questo. Bravo. Stavamo sbagliando colpo. Signora. Io dico sempre, non si deve mettere tra i piedi. Vabbè, basta, raga. No, non ne ammazzo più. Ce ne manca ancora uno, credo. Ma vediamo se posso anche mettermi tra le abilità il punto che abbiamo sbloccato. Sì, abbiamo un altro punto abilità. Io lo utilizzerei per questo qua che ho sbloccato. Che non è niente male. Sinceramente, attacca anche bene. Quindi lo andiamo a potenziare. Così vediamo anche quanto danno riusciamo a fare. Vai. No, no, già niente. No, già siamo scappati, veramente. Allora, dove sta? Loti, spostatevi. Ah, sta qua dentro. Ok. Oh, questo sembra quasi forte. Per precauzione voglio ammazzarlo per primo. Ok, è morto, è morto, è morto. Per cui dobbiamo parlare con Dario. Ce ne possiamo anche andare. Ragazzi, sono buono oggi e vi risparmio tutti. Pensate all'incendio. Non mi lancio delle frecce che mi incazzo. Domani, signore, domani. Allora, Dario. Ops. Ma lo stanno attaccando? No, 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 ok. Bravi, ragazzi, combattete. Non ho capito se Dario sta affrontando qualcuno. No, è solo, credo. Sì. Ah, sta giustiziando a qualcuno. Bravo. A chi è ammazzato? Vai. È lui che si è nascosto il video. Che combattimento che facevo. Ma era scarsissimo. Dov'è Amorghe? Alle miniere. Ma non supererete mai le sue difese. Oh. Annienterò le sue difese. Lo troverò e lo ucciderò. Siete pazzi. Tutti e due. Tu dirai ad Amorghe che l'ombra dell'Aquila, il grande eroe del mondo greco, è qui alla sua porta. Digli che sono qui per lui, per Elpidio, e che non busserò. Detto che non combattevi bene. Io penso alle guardie. E stavolta con tutto. Bravo. Ammazzerò chiunque mi sbarri la strada. Ragazzi, dove sta il figlio? Vieni fuori, Amorghe. Vieni a prendere quello che meriti. No? Ah, il tesoro. Guarda, all'ombra dell'aquila. Alexios. Dov'è? Amorghe?
È nel tempio sopra le miniere. Ma non è ancora il momento. È proprio come ha detto Gergis. Feroce. Ah, Gergis. Era il migliore di noi. Era. Eri il suo personaggio preferito, Ombra dell'Aquila. Ma hai scelto di ucciderlo. Gergis faceva parte dell'ordine. Tutti voi meritate di morire. Non abbiamo nessuna intenzione di farci da parte. Salverò mio figlio. Ah, il Pidio ha ancora a cuore il suo piccolo guerriero. Ancora? Ha ancora speranza. Che cosa sciocca qui aggrapparsi. Non le vedo molto bene per la Persia fino all'ultimo respiro. Le vite, le città rase al suolo, tutto per la visione di pace di Amorghe, per il suo grande piano. Tutto è lecito. Oh, porca miseria, così all'improvviso. Ah. E porca paletta. Allora, ve l'avevo detto che ero incazzato. Arrivando okay. Il video. Sì, aspetta, però prima mi voglio beccare il tesorino, eh. Oh, abbiamo. Interagisci. Ok. Ho beccato tanta roba, eh. Ma proprio tanta roba. Raccogliamo e raccogliamo. Affronta Morghe al tempio. Interagiamo anche di qua. Penso tutto, sì. Al tempio dovrebbe stare sopra. E adesso andiamo da Amarg. Ecco, questa è la faccia giusta. C'è pace, vero? In momenti come questo, nei momenti prima della fine. Se hai fatto del male a mio figlio, niente potrà proteggerti. Nessun uomo, nessuna bestia, nessun dio. È al sicuro con me, Alexios. Felice, in salute. E ti prometto che lo sarà sempre. Dov'è Elpidio? Dov'è mio figlio? Lontano dalla guerra, lontano dal pericolo. Lontano da te. Ho giurato alle persone che amavo che avrei distrutto l'ordine. E credimi, manterrò la promessa. Credi di poterci distruggere? Il piano dell'ordine va ben oltre te, Alexios. Cosa? Ecco l'eroe che pensa di essere la causa di tutto. Ma questo va ben oltre noi. Riguarda la cosa più preziosa di tutte. La pace. Questa guerra tra Atene e Sparta minaccia di distruggere ben più del mondo greco. La morte e la distruzione hanno raggiunto la Persia e non solo. L'ordine ha il potere di salvare il mondo. Ed è ciò che faremo. I miei agenti si sono infiltrati in ogni ambito della vita greca. Siamo nelle vostre istituzioni, nei vostri templi, nelle vostre case. Stiamo conquistando il cuore del vostro popolo. Grazie all'influenza dell'ordine e alla ricchezza della Persia, Sparta vincerà questa guerra.
Un nuovo capitolo della storia sarà scritto da noi. Questo è morto ormai. Abbiamo piantato un seme nel fertile suolo, ovvero nel popolo greco, da cui nascerà la pace. Resta solo un'unica minaccia. Tu. Noi? Vuoi la guerra, mostro? Ti darò la guerra. Lo hai già fatto. Sei un corrotto. La forza più pericolosa che l'ordine abbia mai affrontato. Sei il fuoco. Solo tu puoi ostacolare il piano dell'ordine. Hai dimenticato la nostra promessa, vecchio mio. Dario. Artabano, mi chiedevo quando avresti fatto il tuo ingresso teatrale. Pensa a quanti innocenti sono morti, Amorghe. Dici di volere la pace, ma a cosa serve se per ottenerla serve una tirannia? Ho combattuto per un bene superiore, per i nostri figli, per il loro futuro. Ho salvato tuo nipote e quella notte salvai Artaserse. Ricordi? Lo salvai da te. Dici dov'è il Pidio? Mi dispiace. Finché avrò respiro, non metterò in pericolo il bambino, lasciando che lui lo allevi. Addirittura. Ma che fa? Non combattere? Non siamo riusciti a disarmarlo, Ma lo vedo disorientato, però. Dov'è il Pidio? Dov'è il Pidio? Dai. Tu non lo alleverai. Ecco. Con te non sarà mai al sicuro. È mio figlio! Ok. E andiamo. Mazza, è forte, però. Avete visto quanta cavolo di energia c'ha? Dai, ti devi spostare, però. Che mi dai. Mi crei solo confusione e nervosismo. Ricordi cosa sussurrai all'orecchio di Re Cerse? Ricordamelo, vecchio amico. Non so capace di togliergli sto scudo, Dai, Dario, ci penso io, tu sei vecchio. Ok. Nella fretta colpisco anche te, Dario. Ok, no. Era meglio il colpo. Vai. No! Porca miseria. Ok. Vediamo se riesco a beccarlo di qua. Dobbiamo proteggere le persone che amiamo. È quello che sto facendo. Ma porca miseria, ti metti sempre dall'altra parte. Scusami, Dario. T'ho becchiato. Allora, è veloce perché si scansa in continuazione. E che fai, Dario? Colpisci bene, però, Miseria. L'ha parato, penso. Ma, Dario, scusami, che facciamo? Lanciamo... Mi lanci... Okay. Dai. Niente. Troppo, se non riesco a togliergli sto cavolo di scudo.
miseria. L'abbiamo... Ah, gliel'ho tolto lo scudo. Consegnami mio figlio e il dolore cesserà, Morghe. Aspetta, che questo glielo devo dare, bene. Mi curo un po' perché è sempre meglio. Non vorrei morire. Ok. Tutte e due in fiamme, visto? Questa è una grandissima mossa, eh. Ci permette praticamente anche di caricare. Sì, bravo, Dario. Io lo atterro e tu lo colpisci a terra. Aspetta che sto... Ancora. Dal primo all'ultimo. Non esiste un ultimo, Alexios. Noi siamo le onde, siamo il mare. L'ordine non avrà mai fine. Oh, attenzione che sto quasi morendo. Questo va ancora in fiamme. Ancora con sta fiamma, cioè... Ok. Dai. No. Aspetta che lo dobbiamo ammazzare. Forse ce la facciamo. Vale. Che fa? Lo facciamo scappare? Non ce l'avevi lo scudo. Non ce l'avevi lo scudo. Ecco. Dario! Il sole sorge, ma prima o poi tramonta. Il mio tempo è finito, vecchio mio. Eravamo protettori, Morghe. I campioni della Persia, del popolo. Lo sono ancora, Artabano. Volevo solo proteggere la nostra casa, il nostro mondo. Il bambino, Amorghe. Ti prego. È su una piccola isola, a largo della costa della Messenia. Il posto perfetto per pescare. Vabbè, vivo, non è morto, già ti disperi. L'ordine non si arrenderà mai, Alexios. Non smetterà mai di dare la caccia a te e a tuo figlio. E ci sarò sempre io a proteggerlo. L'ordine non è solo un gruppo di persone. È un ideale. È un ideale non si può sconfiggere. Un ideale non si può distruggere. Non con le armi, ma con la conoscenza, con la saggezza, con altri ideali. Non esistono gli assoluti, Amorghe. Me lo insegnasti tu molto tempo fa. Esisteranno sempre i tiranni. E ci sarai sempre tu, fratello, a fermarli. Vabbè. No, è facile. Lo abbiamo risparmiato. Ah, no, ok. Ah, pensavo che non fosse morto. Riposa in pace, vecchio amico. Trovato l'isola. Meno male, pensavo che ci dovevamo imbarcare a fare 50.000 chilometri. No. Salva il pidio, addirittura salva. Quindi vuol dire che non staremo da soli.
Vabbè, non voglio esagerare. Lina. Dai, accella, perché vai così piano? Ah, dall'altra parte dell'isola sta. Tieni duro. Vabbè. Tieni duro. No, non vedo nessuno però, eh. Magari è risuscitata Nima. Chi è questo? Figlio mio, Elpidio, il mio bambino. Sono qui, Elpidio. Papà è qui. Un cagnazzaro, però, piange in continuazione. Tu hai badato a mio figlio. Ogni giorno, ogni notte, è stato a morgue a volerlo. Grazie. Sai, ha proprio l'appetito di uno spartano. Lo so bene. Oh. Papà ha così tante storie da raccontarti. Oh. Oh, e anche tu hai delle storie per papà, a quanto pare. Tu chi sei? Sono Dario, figlio del re persiano Artaserse. Artaserse. Conosci mio padre? Ci siamo incontrati, ma è passato un po' di tempo. È un buon re e un ottimo padre. La Persia conosce la pace. Prospera. Mi manca. Capirai, sei sussiso da solo. Una Persia in pace. Era ciò che voleva. Deve essere ora. Piange sempre. Che cosa farai? Amorghe aveva ragione. Io sono il fuoco. Lo sarò per l'ordine. Se cercheranno la mia stirpe, sapranno esattamente dove trovarmi. Ma non troveranno mai Elpidio. E tu cosa farai, Dario? L'ordine è stato creato per un motivo. Se capisco il nostro nemico, posso superarlo in astuzia. Proteggerò tuo figlio, Alexios. Veglierò su Elpidio e su tutti coloro che hanno il suo sangue. Quando arriverà il giorno, quando mi chiederà di suo padre, che cosa gli dirò? E piangeva in continuazione. Digli che aveva un padre e una madre che hanno vissuto vite incredibili, che hanno visto cose incredibili, ma che nessuna era incredibile quanto lui, quanto il suo sorriso, la sua risata, quanto vederlo dormire tra le nostre braccia. Se un giorno dovesse sentirsi solo e abbandonato, digli che non sarà mai così, perché io lo amerò per sempre.
Hai capito? Ti amerò per sempre. No, ma come trema Dario? Perché questi sguardi? Pensone che Dario potrebbe tramare qualcosa, no? Quanta acqua! Combatterai e cadrai. In alcuni momenti penserai di non riuscire ad alzarti. Vorrai restare a terra, ma ti rialzerai. Perché tu sei forte. Perché la nostra stirpe è forte. Perché quelli come noi si rialzano sempre. Ti chiederai perché. E anche se non mi conoscerai mai, sappi che tu sei mio figlio. E io combatterò sempre per te. Per te e per tutti quelli che verranno dopo. Un po' diverso da come me l'aspettavo, però, eh. Ah, per farla riparare. Così ci prendiamo anche la lama di Amorg. Ok, ragazzi, io penso che quest'altro DLC, cioè penso, quest'altro DLC pure è stato completato. Tra l'altro poi, tra un po' dovrebbe arrivare anche il prossimo DLC, tra qualche giorno. Spero di portarvelo presto. Il finale è un po' diverso, cioè nel senso mi aspettavo che avremmo recuperato Elpidio, non mi aspettavo che l'avremmo poi lasciato andare, ma non mi aspettavo soprattutto che Nima schiattasse. Se trovate come passato il video, come sapete, un bel commento, un bel mi piace. Ci vediamo al prossimo video. Bye!